collaborazione con Cassa di Risparmio di Cento, Banca Centro Emilia, Fantozzi FGM Petroli. Bene, buongiorno, bentrovati con l'informazione di areacentese.com, sempre in diretta, ovviamente via Skype, come si deve fare in questi periodi per appunto ottemperare alle disposizioni di CPM per quanto riguarda la sicurezza delle persone. E in nostra compagnia, che ringrazio e saluto, Francesca Caldarone, che è la presidente della Consulta Civica di Casumaro. I nostri ascoltatori, i nostri lettori la conoscono già bene, è un personaggio sempre come dire, sul pezzo, ecco. Intanto ciao e buongiorno. Ciao, ti ringrazio. E, appunto, parlando insieme a Francesca, si è evidenziato una problematica di cui tra l'altro avevamo anche parlato nei mesi scorsi, prima appunto di questo periodo di chiusura totale, per quanto riguarda un diciamo famigerato semaforo che si trova sul Casumaro. Francesca, quali sono qual è il punto della situazione? Ecco. Guarda, io ti faccio una piccola premessa. In questi due mesi di emergenza ho scelto il silenzio nel rispetto di quello che è accaduto, nel rispetto delle vittime del Covid. Ho sempre mantenuto un atteggiamento molto responsabile, mai critico nei confronti di nessuno. Non mi sono mai permessa di sollevare il problema, di fare polemiche, di accennare a qualsiasi tipo di richiesta. Consapevole che le priorità in questo momento erano ben altre. Mi spiace constatare però che ad oggi, dopo 5 mesi dalla riduzione del ponteggio adiacente al campanile e dalla telefonata ricevuta dagli ingegneri della cura alcuni giorni prima della vigilia di Natale, in cui mi si anticipava che appunto si poteva proseguire con lo smantellamento del semaforo, ad oggi nulla è stato fatto. E con la riapertura delle attività, delle imprese e l'intensificarsi del traffico, sicuramente ritorna a Casumaro con forza questo problema legato alla viabilità, legato a questo semaforo che ci tiene ormai ostaggio da parecchi anni. È stato installato nel 2015 a seguito del terremoto per poter permettere comunque alla viabilità di avere un corso un po' diverso. E oggi più che mai sentiamo questa necessità, quindi io vorrei un chiarimento, chiediamo soluzioni concrete e maggiore impegno da parte dell'amministrazione di Finale Emilia, che ahimè è la grande assente in questo momento per quanto riguarda questo problema, che demanda tutta la responsabilità alla provincia di Ferrara, affinché trovino assieme una soluzione al problema, perché questo problema merita molta più attenzione, maggiore attenzione, ed è anche un problema piuttosto facile da risolvere. Casumaro ha bisogno di tornare alla normalità, ce lo chiedono le persone, ce lo chiedono i commercianti che non hanno più lo spazio necessario per rilanciare la propria attività a causa del semaforo, perché impedisce di operare in tutta sicurezza. Mi viene in mente il bar centrale, che ha dovuto, non ha più la postazione fuori con le sedie, e finché il semaforo non verrà smontato questo non potranno comunque richiederlo. A marzo avrei dovuto presenziare ad un tavolo tecnico in provincia, ovviamente è stato tutto sospeso a causa del Covid, però in questo momento chiedo con fermezza al presidente Barbara Paron di aiutarci a risolvere questo problema, e anche in fretta, e quando dico in fretta parlo di pochi giorni, perché dopo 5 mesi dalla possibile risoluzione e dopo anni di problemi legati a quel semaforo, Casumaro non può più aspettare, non è più ammissibile aspettare. Vogliamo che innanzitutto venga ripristinata la normale viabilità, che permetterà maggiore sicurezza ai cittadini e ad alcune attività che comunque a fatica vogliono ricominciare dopo quello che è accaduto negli ultimi mesi. E questo ci porrà anche davanti dei possibili scenari di miglioramento e di decoro del nostro centro, attraverso richieste che poi ovviamente faremo all'amministrazione comunale di Cento, al sindaco Toselli e all'assessore ai lavori pubblici Andrea Melloni, anche in vista dell'imminente svolgimento dei lavori legati poi al ripristino della delegazione di Casumaro. Bene, Francesca, le idee chiare, ovviamente messaggio molto chiaro, diretto e mi pare di aver capito, quindi all'amministrazione di Finale Emilia e ovviamente alla presidente Paron, che tra l'altro
ricordo molto bene, ci eravamo incontrati proprio in delegazione lì a Casomaro qualche mese fa, prima che succedesse tutto questo finimondo. Era circa metà febbraio, esatto. Era già il secondo incontro che facevamo, non solo legato al semaforo, anche ad altre questioni che io oggi non mi sento comunque di portare all'attenzione, perché capisco che le priorità causate dall'emergenza sono ben altre. Però certo, il semaforo è una cosa veramente semplice da risolvere. Certo, stiamo in attesa, quindi dopo questo tuo messaggio, credo molto forte e molto chiaro, naturalmente noi rimaniamo in attesa insieme a te di eventuali risposte, ci risentiremo prestissimo, perché tu hai parlato appunto di pochi giorni, quindi direi diamoci una settimana, 10 giorni di tempo, poi eventualmente ci torniamo a sentire e mi dirai se ci sono state risposte positive oppure se ancora latitano le risposte al riguardo della problematica che hai riferito poc'anzi. Ma appunto per visto che non ci vediamo da un paio di mesi, 2 mesi e mezzo, quasi 3, volevo capire dal tuo punto di vista, la tua frazione, Casomaro, questa chiusura totale, come l'avete vissuta? Guarda, noi a Casomaro siamo stati veramente molto bravi, non abbiamo mai avuto problemi, non abbiamo mai notato nulla di sconveniente da parte di nessuno dei cittadini, siamo stati veramente diligenti. Abbiamo avuto dei piccoli problemi inizialmente quando non c'era tutta l'Italia in zona rossa, ma erano state chiuse alcune province. Noi abbiamo sempre lo stesso problema di essere divisi in 3 parti e quindi ci sono stati alcuni giorni in cui eravamo veramente disorientati, perché in teoria non avremmo potuto neanche attraversare la piazza da un lato all'altro. Noi di 100 per andare in coppe, quelle di Finale Emilia magari per venire in farmacia, e devo dire che il sindaco Toselli ha lavorato veramente tantissimo assieme al presidente Bonaccini per evitare che ci fossero delle problematiche in queste frazioni. Poi vabbè, in pochissimi giorni siamo diventati tutti in zona rossa e questo problema non è andato un po' a scemare, però ha evidenziato un problema molto forte qui a Casomaro, che è appunto la divisione del paese in 3 comuni, e ci piacerebbe che questo non accadesse mai più. Questo è un problema che sono anni che ne parliamo un po' di queste questioni. Ci sono alcune frazioni come Bevilacqua, che è divisa tra Cento e Crevalcore, appunto Casomaro, che è divisa in quel senso, proprio nel centro del paese, tra l'altro. Quindi qual è la soluzione secondo te che sarebbe auspicabile per quanto riguarda appunto arrivare finalmente a una definizione anche celere, se vogliamo, di questa questione? Celere non credo, anche perché è una questione molto antica. Secondo me la soluzione migliore è quella proposta dal consigliere comunale e provinciale Alessandro Guaraldi, e sarebbe quella di poter fare un referendum affinché fossero proprio i cittadini a scegliere dove voler stare, per unificare il paese in un unico comune. Secondo me questa è la soluzione migliore in assoluto. Auspico che questo possa avvenire molto in fretta, ripeto, non sarà in fretta, però che questo possa avvenire sicuramente magari nei prossimi anni. Insomma, Casomaro non si sente un paese diviso, io lo ripeterò sempre, Casomaro non si sente un paese diviso, è un unico paese sempre unito, e non dovrebbero esserci questi problemi. Si è evidenziato tantissimo durante l'emergenza. Siete tutti frontalieri alla fine, sembrate quasi al confine con la Svizzera. Ma voi vi sentite più centesi, cioè il Casomaro, nel caso ci fosse un referendum, capisco che la domanda possa essere anche imbarazzante, però secondo te quale sarà, potrebbe essere la scelta più auspicabile? Guarda, io sono di parte, ovviamente personalmente ti risponderei che io mi sento centese, anche perché io sono cresciuta a 100 da quando avevo circa 8 anni. Credo che sia anche il pensiero generale della maggior parte dei casumaresi, anche perché su 3.000 abitanti 2/3 sono sotto il comune di Cento, le maggiori attività sono sotto il comune di Cento, e oggi con questa amministrazione abbiamo ottenuto tantissimo sotto la parte del comune di Cento, e quindi io non voglio parlare a nome degli altri perché non lo ritengo giusto, però credo che il pensiero possa essere quello di unificare il paese tutto sotto il comune di Cento.
Quindi secondo te non ci sarebbero degli scontenti, diciamo, ecco, per un eventuale referendum che promuovesse Casomaro come frazione principale appunto del Comune di Cento? Ecco. Guarda, accontentare tutti è sempre impossibile, credo che sia un'impresa non fattibile. Sicuramente bisogna, in democrazia si va con la maggioranza e il referendum sarebbe il modo ideale per dimostrare quello che la maggioranza vuole. Ma secondo te è una cosa, è una cosa sentita, secondo te è una problematica molto sentita questa della divisione in vari comuni? Cioè è qualcosa che comunque sentite un po' tutti oppure è una questione annosa sì, ma che riguarda un po' diciamo la politica? No, non riguarda assolutamente la politica, ma riguarda il cittadino. Noi abbiamo tantissimi problemi legati a questa divisione, dalla pulizia delle strade alla gestione dei rifiuti, alle scuole. Adesso a me, dopo il terremoto abbiamo perso il servizio di mensa, però mi viene in mente, io ho avuto le bambine piccole che frequentavano quell'istituto e quindi ho avuto modo di confrontarmi spesso con i genitori. Per assurdo, i casumaresi che abitavano sulla parte di Finale Emilia si ritrovavano ad essere considerati un fuori comune e quindi a dover rimborsare un costo maggiore, se non il doppio, per quanto riguarda la retta della mensa. Per quanto riguarda i libri era la stessa identica cosa, perché il Comune di Cento poteva acquistarli con un bando solo per i residenti sotto il Comune di Cento e gli alunni di Finale Emilia erano costretti comunque ad avere un trattamento diverso. E noi lo sentiamo tantissimo, non c'entra nulla questo legato, non c'entra nulla con la politica, è proprio una questione di gestione all'interno del paese, perché noi casumaresi noi ci sentiamo sotto far parte di un unico paese. Sì, sì, ho capito, ci sono varie problematiche. Abbiamo evidenziato tantissimo questa problematica. Sì, sì, ho capito, ci sono varie problematiche. Non avevo considerato anche il fatto delle scuole, effettivamente, sì, essendo divisi come amministrazione, ci sono decisioni che attengono a un'amministrazione piuttosto che a un'altra, quindi creano addirittura delle disparità all'interno della stessa classe, per esempio. Questo è sicuramente un disagio. Ad esempio, sì, anche, non so, mi viene in mente, quando sono state cambiate le luci, da una parte all'altra della strada avevamo delle luci bianche e delle luci gialle, insomma, in un unico paese. Ci sono tante piccole cose che andrebbero sistemate, purtroppo è solo la burocrazia che ce lo impedisce. E questa divisione assurda che, ripeto, è una cosa molto antica, quindi non pretendiamo certo di risolverla, ma vorremmo sollevare il problema affinché venga cercata una soluzione. Vabbè, intanto aspettiamo insieme con pazienza e con molta speranza intanto di risolvere questa questione, la fase 2, speriamo che tutto vada bene, questo ce lo auguriamo un po' tutti quanti, perché una cosa di questo genere, anche parlando con gli anziani che hanno vissuto la Seconda Guerra Mondiale, hanno detto una cosa del genere, non avremmo mai immaginato e pensato che si potesse realizzare. Auspichiamo che la salute pubblica sia sempre ben salvaguardata. A parte questo, aspettiamo le risposte da parte dell'amministrazione provinciale, la Presidente Paroni, e ovviamente anche una risposta dal Sindaco di Finale Emilia, visto che l'hai preso in causa, diciamo, e speriamo di arrivare, perché è una questione, come dici tu, molto semplice e molto spicciola, però che comunque crea tantissime piccole difficoltà che quotidianamente pesano, perché alla fine sono poi le piccole cose che fanno la differenza fra il vivere bene e il vivere un po' meno bene. Il lampione è aggiustato davanti a casa, sembra una sciocchezza, però quando è aggiustato è meglio piuttosto che quando c'è il buio. Lo diciamo da sempre. Sottolineare, tu hai detto con pazienza, io vorrei sottolineare che la pazienza di Casomaro è finita. Io continuo ad essere sempre molto corretta, non alzo i toni, però è arrivato il momento di pretendere qualcosa, perché è una cosa veramente semplice da sistemare. Ti vedo agguerrita. Bene. E Giuliano, sì, ho atteso, come ti ho detto, nel massimo rispetto della situazione, di parlare. Ho scelto il silenzio, ma oggi non voglio più stare zitta. Molto bene. Francesca, io ti ringrazio, ringrazio anche tutti voi della pazienza che ci avete ascoltato per questi 14-15 minuti in compagnia appunto di Francesca Caldarone, la Presidente Civica di Casomaro. Naturalmente attendiamo, come ho già detto, le risposte. Io con Francesca rimarrò in contatto e quindi fra
una settimana o anche prima, se per caso avesse delle risposte, ci sentiremo immediatamente e naturalmente vi daremo subito conto di quello che sono state le risposte da parte delle amministrazioni che sono state prese in causa giustamente da questa istanza che la frazione di Casumaro evidenzia già da parecchio tempo. Grazie ancora, grazie Francesca. Alla grazie prossima. Buon pomeriggio a tutti. Grazie Giuliano. Grazie. In collaborazione con Cassa di Risparmio di Cento, Banca Centro Emilia, Fantozzi FGM Petroli.